Su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, i carabinieri del RIS di Roma e del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un decreto di perquisizione presso la Direzione Generale dell'INPS e notificato un ordine di esibizione di documenti presso la Direzione Regionale dell'Istituto. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Linza e condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura Nocerina. Si tratta di un nuovo filone investigativo della maxi-inchiesta denominata Mastro Lindo, che finora ha portato all'esecuzione di 44 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e professionisti e al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 137 milioni di euro. Dalle indagini è emersa la costituzione di diverse aziende inesistenti, ubicate la maggior parte nell'agro nocerino sarnese e operanti nel settore terziario, quale ditte di pulizia, sulle quali esistevano migliaia di falsi rapporti di lavoro al fine di ottenere erogazioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Le indagini hanno accertato diverse incongruenze nel sistema di verifica delle performance dell'INPS, consistenti nell'inserimento nel database di dati fittizi relativi alle ispezioni effettuate e al numero di rapporti di lavoro annullati, sulla base dei quali veniva effettuata la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati dalla direzione generale e nell'indebita erogazione di compensi a titolo di incentivo per la produttività raggiunta a dirigenti e funzionari dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per un ammontare che è ancora in corso di definizione.